Buonasera a tutti, sono Patricia Tammariello e faccio parte dell'organico aggiuntivo ATA. 2 anni fa ho lavorato con contratto Covid e l'anno scorso ho lavorato in un liceo artistico, sempre come contratto Covid. Lì ho potuto toccare con mano le problematiche che esistevano già in quella scuola, essendo una scuola molto grande e soprattutto con molti disabili. Lì ho potuto notare che non c'era personale sufficiente, soprattutto personale che si occupasse dei disabili. Tant'è vero che i collaboratori che c'erano non si occupavano del disabile, non volevano occuparsi di cambiare il disabile. Me ne sono occupata io personalmente perché sono un OSS, un operatore sociosanitario, e quindi ho voluto farlo, altrimenti lì li cambiavano i docenti. Detto ciò, volevo anche dire, ma si parla di inclusione. Accettiamo questi ragazzi nelle scuole perché è giusto che sia così, e poi gli dedichiamo una stanzetta di 1 metro per 1 metro dove possono fare fisioterapia o qualche attività. Prendiamo in carica questi ragazzi e poi non c'è il personale che li accompagna in bagno per cambiare addirittura il pannolone. Prendiamo questi ragazzi in una scuola e non c'è nessuno che li va a prendere al pulmino, se non il docente. Ma di cosa stiamo parlando? Di quale inclusione parliamo nelle scuole? Ma lo studio non è un diritto di tutti? Cari ministri, ma perché non girate nelle scuole? Perché non vi fate un giro e andate a vedere? Vi lamentate solo delle classi pollaio? Ma andate a vedere di questi poveri disabili, portati una mattinata in giro per i corridoi a fare davanti e indietro perché non ci sono stanze adibite a loro. Perché non vi rendete conto di questo? Invece di dire cose senza senso, perché voi non andate nelle scuole, non sapete le problematiche delle scuole. Manca il personale e non è solo il docente. A fianco al docente dovete mettere anche il collaboratore, perché un docente che si occupa, noi nella scuola l'anno scorso avevamo 50 disabili e sono tantissimi. E non c'era un collaboratore che si occupava di loro. Questa è una cosa gravissima. Allora, di quale inclusione parliamo?